penso che ci sia poco da dire. Chiaramente Siena si è presentata, penso, in grande spolvero rispetto magari allo scorso mese, e noi chiaramente abbiamo subito tutto, e allora niente, archiviamo subito, cerchiamo di ricaricare le pile, almeno perché, per avere un po' più di resistenza nella prossima gara. E il nostro obiettivo chiaramente è quello di fare il possibile in questa serie. Siamo un po' cortini, siamo leggeri, è chiaro, e oggi però non c'è mai stata storia, e anche con le nostre difese a zona loro hanno sempre fatto canestro, perciò non abbiamo nemmeno potuto contenere. Perciò adesso vediamo anche le situazioni fisiche. È chiaro che per contrastare loro, al di là del discorso tecnico, dovremmo essere un po' più brillanti e un po' più solidi. È quello che volevamo fare, chiaramente. Con la mensana di oggi credo che c'era ben poco da fare. Chiaramente li abbiamo visti molto, ma molto meglio delle ultime partite che hanno giocato in campionato, perciò è chiaro che oggi, anche se noi eravamo al meglio, potevamo magari dimezzare un po' lo scarto, ma non è che potevamo fare molto di più. Perciò adesso l'obiettivo è recuperare energie, provare magari a beccargli una serata un po' diversa da loro, e noi almeno pareggiare la loro fame, perché è vero che noi siamo inferiori sotto tutti i punti di vista, però la fame che avevano loro stasera la vorrei vedere sabato anche noi pensavamo di averne, ma molto probabilmente loro ci hanno mangiato, perciò vorremmo almeno vedere nei miei giocatori la stessa fame che avevano i giocatori di Siena, per rendere la partita di sabato una partita magari un po' più giocabile. E poi chiaramente c'è il discorso delle rotazioni nostre, che sono limitate, perciò devo anche un po' vedere le energie anche in vista poi delle prossime partite. Perciò tutto qui. Beh, oggi ovviamente non c'è molto da dire, poi sapete, secondo me nei playoff c'è sempre poco da parlare e subito pensare a quella successiva. Oggi siamo stati molto bravi, abbiamo fatto un'ottima partita sia difensivamente fin dall'inizio che offensivamente, attaccando bene ogni tipo di difesa, giocando bene con assetti diversi, giocando con quattro piccoli, servendo i lunghi all'inizio, poi insomma adeguandosi, abbiamo fatto un'ottima partita. Ovviamente abbiamo fatto anche troppo canestro da fuori, quindi non dobbiamo pensare che poi sia quella la strada o la soluzione necessariamente, quindi non dovremo in questa serie con Bologna farsi ingolosire da qualche tiro aperto, dovremo continuare a giocare in ritmo, a metterla dentro, perché loro sono una squadra che può fare con il loro talento un parziale sempre, e sappiamo, e credo che quest'anno, insomma, fortunatamente anche sulla nostra pelle abbiamo visto quanto tra gara 1 e gara 2 possa cambiare il mondo, quindi stare assolutamente molto attenti, ripeto, perché se perdiamo un ritmo difensivo quando loro cominciano a batterci uno contro uno, a trovare continuità nel loro tiro a tre punti, il loro modo di giocare, o per un attimo perdiamo il filo contro le loro difese, questa squadra piazza un parziale e dopo ti puoi trovare nei guai. Quindi oggi tutto molto bene, ma ripeto, oggi abbiamo anche fatto sempre canestro all'inizio e dobbiamo prepararci invece a partite che saranno completamente diverse, magari in un giorno, e dover essere mentalmente pronti a quando magari dei break le fanno gli altri o a un finale punto a punto. Niente, direi questo. Ovviamente oggi siamo contenti perché abbiamo rifatto una partita brillante ed era importante anche per noi come proprio condizione ed entusiasmo di giocare la nostra pallacanestro, e quindi cerchiamo di portarla avanti, ecco, questo tipo di atteggiamento. Sì, sì, ma io. Sì, io non posso far altro che ringraziarlo di nuovo, il pubblico, quello che c'era, perché sono stati ancora una volta straordinari, ma ripeto, quelli che c'erano,
è ovvio che io continuo a essere molto, non voglio dire preoccupato, però per i playoff sono convinto che saranno playoff durissimi. Per noi e per gli altri anche, perché credo anche ieri si sia visto, oggi insomma ci sono già stati su 4 partite 2 risultati, 2 vittorie esterne, questo dimostra l'equilibrio che dicevo e quindi niente, c'è molto da stare attenti e noi, come ho detto in sede di presentazione proprio dell'inizio del playoff, sono veramente convinto di questo, noi all'inizio dell'anno volevamo essere qui competitivi a giocarci la chance di rivincere. Non era scontato, anzi, i primi mesi o le prime uscite di campionato dicevano che non eravamo gli stessi, non eravamo. È vero, non eravamo gli stessi, nel senso abbiamo cambiato quasi tutto. Però il fatto di essere qui, di essere in fiducia, di aver fatto un percorso fin qui anche migliore di sempre, non ci deve far dimenticare la realtà di questo campionato, dove c'è un equilibrio, dove il distacco tra noi e le seconde, le terze e gli altri, i rendimenti di alcune squadre nel girone di ritorno dicono che c'è qualità, lo dice Roma che è rimasta fuori dai playoff e quindi sarà veramente durissima e abbiamo bisogno di noi capire che ci dobbiamo sentire come a ottobre, veramente senza pensare a basare record eccetera, ma veramente non favoriti, perché questo deve essere il nostro atteggiamento, di una squadra che, ripeto, ne ha vissute tante ma anche con tanti cambiamenti nel corso della stagione. Adesso con questo assetto è una squadra nuova per i playoff e quindi dobbiamo avere questo tipo di spinta e mi auguro, e la dobbiamo avere molto dal pubblico, dalla nostra gente, perché ripeto, per molti di questi giocatori è la prima volta a poter vincere un campionato, ad avere questo tipo di impegno da fare e credo avremo bisogno di una grande spinta da parte di tutti perché ci saranno momenti difficili, lo dico con grande convinzione.